perfetto, perfetto, bravo. Onore, onore, bravo, dai, posso salutare. Onore, cittadino. Onore. Alessandro, onore, ti voglio salutare. Ti ho conosciuto a San Giovanni. Ah, siamo dentro. Bene, tu? Bene, provato. Aggiunto su questo. Grazie, provato da queste giornate di inciuci tra il berlusconismo dichiarato e il berlusconismo nascosto. E noi si vota Stefano Rodotà perché è il miglior candidato possibile per la Repubblica Italiana e lo votiamo fino alla fine, ragazzi. Anche alla quarta? Fino anche alla 1500. Tutti sicuro? Io non ho mai visto un gruppo tanto compatto con 165. E anche un franco tiratore. Ragazzi, se ci può essere un franco su 163, ma io so che ho la sfera di cristallo. Io vi posso dire che in assemblea ieri neanche si è messa, cioè neanche è stata nominata. Cioè, è una diva. Da Rodotero! A me no. No, ma in generale la linea vostra. No, noi siamo su Stefano Rodotà perché è un candidato che non sappiamo, però. Ma sapete una cosa che mi dicevano adesso i deputati del Partito Democratico? Sì. In transatlantico. Noi vorremmo un'interazione migliore, però non lo possiamo dare perché a lui era previsto. Ragazzi, ma adesso superiamo questo. Non si può. No. Allora, poi si arriverà la quarta votazione. E allora. Sì, era prevista... cioè, però se ci pensi tu dai lettore del primo sono scelte che parlo di cui io non entro e non faccio parte del tuo partito. Dovresti secondo me proprio pretendere da i tuoi dipendenti del Parlamento per perché sei anche voi certo anche mio però io sto qua e faccio spiegare le motivazioni reali del perché non la cosa e tu sei di sé lo spiegato io però, era il miglior presidente possibile no ma che stai io non so di sé sono 5 stelle ma non sono qua di mai dammi la mano Rodotà la muerte. Fino alla fine. Sì, ma non ci sono i numeri forse, bisogna fare pure un'analisi. Se non ci sono i numeri, quelli di Selle, i deputati, voi dovrete fare pressioni su Selle, il Partito Democratico per votare Rodotà se non ci stanno i numeri. Ma Selle ha già dichiarato, Alessandro, ha già confermato. Siete sicuri? Anche oggi? Quindi non voterà proprio? No. Alla quarta potrebbe votare proprio. Ecco, è quello. Su questo non voglio rispondere, quindi prendetela. Fate pressione fino alla fine. No, io vado. Lei per pro, lo rispetto. Soltanto voi grillini, i miei figli come tutti, giovani, carini e ci liberi da Berlusconi. Voglio dire una cosa, voi avete avuto 10 milioni di voti, ma cosa state combinando? Tenete tutto fermo, il lavoro manca, la gente muore di fame e tutto, anche perché voi non avete accettato nulla, il compromesso, la cosa niente, e ci troviamo a questo punto. Allora, 10 milioni. Ieri il PD ha dimostrato che si è prostituito. Posso dirvi qual è per la realtà? La realtà è che abbiamo presentato in campagna elettorale 20 punti e Bersani ce ne ha proposti 8, davvero di aria fritta, inconsistente. Aspetti però, mi faccia finire. No, però voi avete dato troppo la vita, ma voi avete dato. Fatemi finire, ragazzi, sto qua a parlarvi. Fatemi finire, no. Sono l'unico che viene a parlare, neanche sono il vostro eletto. Ma Grillo, ma da dove è uscito fuori? Voi per Grillo è un grande, c'ha un difetto, è troppo moderato. Mandasse! Si moderi anche lei, signora. E alla signora, però le sto rispondendo. Gli abbiamo presentato. Signora. Io sono una cittadina, dico quello che vuole. È giusta, assolutamente sì. Però fatemi finire il concetto e poi. Va benissimo. E allora perché non siamo riusciti a trovare un accordo? Però mi fate rispondere. Ma il dialogo ci sarà. Il dialogo c'è, però almeno fate fare il dialogo sì o no? Sì. No, perché se io sto qua a parlare un elettorato neanche mi hai eletto, voi non mi fate parlare che ci sto. Possiamo anche chiamare un moderatore, se Allora, questa è la nostra posizione, poi voi magari la potete legittimamente non condividere. Legittimo. Abbiamo presentato 20 punti in campagna elettorale che sono stati sbeffeggiati da Bersani e dal Partito Democratico e vi ricordo che Letta ha dichiarato meglio votare Berlusconi che Movimento 5 Stelle, ve lo ricordo. E ce l'hanno presentati 8 di aria fritta. Abbiamo detto, ragazzi, dato che il popolo sta... Mi fa finire.
Abbiamo chiesto con forza, e Sella era d'accordo, l'apertura delle commissioni permanenti per iniziare a lavorare e non le hanno aperte. Abbiamo presentato un candidato come Stefano Rodà, non noi, l'hanno presentato i cittadini, anche piaciuto, voi siete d'accordo, che è piaciuto alla base del PD, a SEL, sono stati firmati dei documenti da Michele Serra, che tutto è tranne che un nostro amico. A voi no, infatti lo sto dicendo forse a signora, stavo rispondendo alla signora, e ci presentano Marini no. Evidentemente è una conferma sul fatto che la nostra linea era la più giusta. Quella che continuerete a sostenere, voi avrete diritti per loro. Signore, dice la Prodi che è arrivato ottavo, non era quello il senso della sua domanda. Certo. Lo rispetto il tuo pensiero, chiaramente. No, ma ottavo con quanti voti si sa? Cacciano di casa. Voi potevate trattare e fare al PD quello che dicevate voi. E avremmo votato via Berlusconi per sempre. Mi ricordo che in quel momento dare la fiducia al PD non era dare la fiducia a 50, 60, 70, non so quanti sono ragazzi con coraggio che stanno combattendo. Con loro non si può iniziare un dialogo. In quel momento votare la fiducia a Bersani era votare la fiducia all'apparato. Ma adesso fatelo però per dicembre. Adesso c'è bisogno. Adesso la battaglia. Ora potevate questo è inaccettabile. Dopo vent'anni che fanno i ciuci, dire che siamo stati noi a averli costretti. Il governo Bersani poteva partire, potevate togliere la fiducia quando volevate. Dopo vent'anni che hanno questo accordo, sono vent'anni che fanno i ciuci, non l'hanno fatto ieri. E adesso ci viene detto che sia noi che ieri abbiamo costretto PD e PDL a inciuciare. Vabbè lì, e dai, mica tutti vengono dalla montagna del sapone, eh? Non siamo tutti sudditi. Arrivederci. Mi raccomando, Fino alla fine. Sei renziana e Rodotà fino alla fine. Brava, renziana. Prodi, quando lei, se lei un giorno glielo auguro, non so se glielo augura perché non è facile lavorare, glielo augurerò, verrà eletta in Parlamento, voterà Prodi. Noi votiamo chi? Un solo nome, che è Rodotà. Siamo Alessandro Battista e Maglio Di Stefano. Lei è renziana, e dice Rodotà fino alla fine. Io sono stamani mattina che senti, ma lo fa dentro oggi. Dopo che tu hai fatto 3 settimane in lotti e chiedi con forza l'ineleggibilità di Berlusconi, la chiedi con forza. Perché l'abbiamo chiesto con forza. Che siamo noi che abbiamo spinto a fare l'inciuso, PD e PDL, ragazzi, che stiamo a parlare? Dalle telecamere e dalle logiche dell'intervista, come sappiamo. Guarda, io parlo qua come parlavo prima. Come sappiamo, c'è un'area del PD che vi è molto, che collima molto con le nostre idee. Diciamo la parte più giovane, quello che siete disposti a dialogare. O allora, sulle idee, sempre... sulle idee io dialogo pure con Belzebù, quindi anche con Berlusconi. E cioè qualora Berlusconi veramente dicesse io non voglio più quattrini, veri partiti, dialoghiamo Berlusconi, sediamoci. Montanelli diceva se me lo chiedessero andrei a intervistare anche a De Moro, io sono reporter, la vedo come lui. Sulle idee, ma prima di sedersi a un tavolo di governo o di aprire a un tavolo di governo e di votare fiducia, bisogna averci dei fatti, dei segnali di cambiamento. Non ce ne hanno dato uno. Loro ci potevano mettere, sapete ragazzi qual è il dramma? Che il Partito Democratico ci avrebbe potuto mettere in difficoltà sul serio, non ci ha mai messo in difficoltà. Se avesse per sentimento, se avesse proposto un bel nome, non Bersani, che veramente è molto capace. Senti, secondo me, scusa, posso dirti dove il punto in cui voi veramente avete sbagliato, secondo me, è il momento in cui vi siete presentati senza proporre un nome. Ma secondo me quello è stato l'errore. Quello è stato l'errore, lì dovevate andare lì e dire noi con le nostre idee. Proviamo che so, Rodotà. Ci seguite? Si è andati e chi è perfetto? Via, che noi stessi nomi non ce li volevo. C'è bisogno di un errore. Lì sono quei sordi nostri.
non ce li volevo. Tu ritieni che sì, lo lezioni che la gente si sta a suicidare e questi stanno a chiacchierare. Allora, una domanda a casa. Cioè, avete una strategia per evitare che si vada, all'inciucio, dopodiché dopo alle elezioni, dopodiché Berlusconi rivinca le elezioni, dopodiché ci rifacciamo altri 5, 8, 10 anni. Nuovi e giovani, e forse inesperti sì. Coglioni no, ecco, ce l'avete, okay. Per cui è evidente che abbiamo la strategia e siamo convinti che sia così. Tu non credo che abbiamo dato Movimento 5 Stelle, esatto, per cui però io tu non lo sai, la strategia l'elettore del Movimento 5 Stelle, la strategia lo sa, riconosco in pieno, no, lo capisco, non in tutti ma in gran parte, giustamente, siamo mica sotto più uguali, vorrei essere sicuro che la strategia di base sia quella, ed è una strategia profondamente anti Berlusconiana, sì, la nostra, ma deve essere efficace, no. Allora deve essere efficace, l'importanza è che sia, siamo entrati da 3 settimane, riteniamo che sia efficace, cioè, riteniamo che in poche settimane ha portato con chiarezza a mostrare a tutti voi che non avete votato Movimento 5 Stelle quel che diciamo da anni, che al di là della differenza di alcune persone ottime che ci sono in Selle e nel Partito Democratico, che non lo metto in dubbio, l'apparato del PD e del PDL è simmetrico. Un'altra domanda, vi rendete conto? Per noi da sempre, adesso se ne stanno rendendo. Da sempre, una domanda. Da quanti anni, signora? Da sempre. Una domanda sotto al scampo, però vi rendete conto che voi il PD ce l'avete votato? No, non ti dimenticare che sono proprio maestri dell'incendio. Sì, però voi non tutti, voi dovete giocare, veramente giocare. Scusate, posso fare una domanda che a questo punto sorge spontanea? Ci avevate questo, siete bravi, potete tenerli qua, avete fatto ottimi punti, io sono d'accordo con voi, ma perché non avete votato 5 Stelle? Lo dico per i dubbi, per gli stessi dubbi che sto esprimendo adesso, capito? Per questi dubbi qua, per questi dubbi, guardate che potreste aumentare il fatto che noi veniamo qua a parlare con elettorati che non sono del positivissimo e ci mettiamo la faccia, è positivissimo, quando quelli del Partito Democratico non lo fanno, è apprezzabilissimo, e vendiamo altro, quindi dimostra che siamo estremamente trasparenti, vendiamo io le dico una cosa, io sto parlando con lei perché sono una persona che dopo ieri sono arrabbiatissima. Allora, se io guardo a voi penso che avete delle buone idee, però nel momento in cui, e ti ripeto, secondo me l'errore che avete fatto, dovevate proporre un presidente del consiglio e fare un nome nel momento in cui non avete, e avete sbagliato, dovevate proporre, c'è sempre, posso dire una cosa, ci rifletteremo meglio, perché diceva quello, è più berlusconiano di tutti, e chi lo manda a casa, se voi siete anti-berlusconiani dovreste essere anti-berlusconiani, significa riuscire a mandarlo a casa. Questa è la... Sapete chi si è meritato di entrare qui dentro, se mi è permesso? Questo signore qui, Giuseppe Di Vittorio, che non ha mai tradito il popolo, anzi, gli ha dato più del dovuto, anche a chi non l'ha meritato, se mi è permesso, vorrei che fosse mandato in onda. Non lo conosco a nemmeno bene. Io, purtroppo, io nascevo e lui se ne andava. Studierò bene la sua biografia, è un esempio. No, l'ho sentito e lo conosco davvero, però non lo pane e fatica, come si diceva a Cerignola. Un buon lavoro. La zona del popolo. No, il nostro è un piacere. Aggiungiamo un po' di concretezza. Io sono sempre più convinto che una politica che non cambierà mai. Mai! Perché fino a che regnerà il grande capitale non cambierà mai niente. Il dubbio è rivoluzionario, come voi mi dite, riflettete. Dipende da come ragionate. Io vi dico, riflettete sul prossimo voto. Dipende da come la giocate. Dipende da come la giocate. 25%, ma dai, non cambia mica niente, ma c'è una protesta, non c'è, io ho il rispetto nostro, che
quella pubblicità è il 20%, 15-25%, noi abbiamo il 15%, vuole essere 15-20%. Devo andare a votare, ragazzi. È chiaro qual è. Devo andare a votare per D'Alema, ragazzi. Non è D'Alema. Non è D'Alema. Anche però di no, la Capanelli non è stata sessuale. Non ha preferito di no, peccato. Alessandro, chiamatemi. Passatemi la voce tra di voi. Se andiamo alle elezioni, la potete candidare al presidente del Consiglio. Ci possiamo ragionare su questo. Devo andare via. Così facciamo il cambiamento. Così facciamo il vero cambiamento. Votare per lui che ha preso 27 milioni di voti per la questione dell'acqua, il referendum dell'acqua. E chi è questo candidato? Non sai bene, non ti fai infinocchiare. Da nessuno. Vai a votare, cammina. Voto fino alla fine, Stefano Rodotaglie. Bravo! Sempre un piacere incontrarlo. Bocca al lupo. Ci vediamo.